Ciao a tutti e bentornati su FanArtGoGo. Oggi parleremo di un telefilm dei fine anni 70 che si chiama Zaffiro e Acciaio. Zaffiro, scusate il mio accento, non so proprio l'accento, mettete qua sotto magari un commento per farmi capire che accento ha Zaffiro, però io nel video non so se l'ho detto giusto, se l'ho pronunciato giusto. Comunque è un telefilm di risposta alla serie del Dottor Who, e questo telefilm è stato fatto appunto in risposta ed è dalla concorrenza della ATV, mentre il Dottor Who è longevo, molto longevo come abbiamo visto, ed è della BBC, mentre questo qua ha avuto soltanto 4 stagioni. Ma siamo nello stesso ambiente, siamo nel paranormale, siamo nella fantascienza, nella storia di fantasmi, e andiamo a vedere bene di che cosa si tratta. Zaffiro Acciaio è una serie televisiva di fantascienza prodotta nel Regno Unito. La serie è incentrata su una coppia di protagonisti, e cioè David McCallum, che interpreta Acciaio, e Joanna Lumley, che interpreta Zaffiro. La serie è stata prodotta dalla ATV e andò in onda dal 1979 al 1982 ed è stata la risposta al Doctor Who della BBC. La serie fu creata da Peter J. Hammond, che concepì il programma durante la permanenza in un castello ritenuto infestato dai fantasmi. Tutto si incentra su una coppia di agenti operativi, e appunto Zaffiro e Acciaio. Molto poco è rilevato in realtà sulla loro missione nel corso della serie, ma apparentemente sono impegnati nel preservare l'ordine e l'integrità del tempo e dello spazio-tempo. Ma nelle loro investigazioni possono essere anche coadiuvati da altri due rinforzi, cioè Piombo e Argento. La serie è conosciuta per le sue storie criptiche e l'atmosfera soprannaturale che la fanno rientrare nel genere delle storie di fantasmi e alla fantascienza. Il primo episodio di Zaffiro e Acciaio si intitola La casa degli orologi ed è ambientata in una casa a due piani, isolata nella campagna inglese. L'episodio inizia mostrando scene familiari, al piano superiore la coppia di genitori che gioca con la figlia piccola cantando e recitando vecchie filastrocche, mentre al piano terra il figlio più grande fa i compiti in cucina. In casa vi sono molti oggetti, ma anche antichi e numerosi orologi, i quali iniziano a fermarsi uno dopo l'altro, e nello stesso momento i genitori scompaiono inspiegabilmente. Poco dopo appaiono Zaffiro e Acciaio, che individuano proprio nella cameretta della bambina un'anomalia temporale malevola, provocata dalla combinazione di oggetti antichi contenuti nella casa e delle vecchie filastrocche recitate. Il primo episodio è andato in onda per la prima volta nel Regno Unito tra il 10 e il 26 luglio del 1979, mentre in Italia è stato trasmesso tra il 23 ottobre e il 1 novembre 1980. Questo episodio è noto per la sua atmosfera inquietante e misteriosa, che appunto combina elementi di fantascienza e storie horror. Un fiore di ottobre è il secondo episodio della serie Zaffiro e Acciaio ed è quello che ricordo meglio. L'episodio è ambientato in una stazione ferroviaria abbandonata, dove un fantasma del 1948 è intrappolato in un loop temporale. Zaffiro e Acciaio devono intervenire e prevenire che il fantasma interagisca con un uomo del presente, il che potrebbe avere conseguenze disastrose. Oltre a Zaffiro e Acciaio ci sono anche i personaggi di Telly, che è un anziano appassionato del paranormale, e il soldato fantasma. Questo episodio è noto appunto per la sua atmosfera inquietante, come tutti, e misteriosa, come tutti gli episodi di questa serie. Grazie a tutti per la visione e al prossimo. Ciao a tutti!